Non si è chiamato subito Miele, l'abbiamo pensato per un po' cosa si potrebbe chiamare. Alla fine abbiamo concordato tutti che Miele somigliava di più al mio film. Era persa quell'aria perentoria del romanzo ed era diventato, filtrato da me, molto più simile al nome della protagonista, al nome in codice della protagonista, che è poi Miele. Si chiama Miele, detratto dal romanzo A nome tuo di Mario Kovacic, il coraggioso esordio alla regia di Valeria Golino, che affronta un tema tabù come il suicidio assistito, attraverso la storia di Irene, una ragazza trentenne interpretata da Jasmine Trinca, che come un angelo aiuta i malati terminali a morire. Le convinzioni della protagonista saranno messe in discussione dall'incontro con l'ingegner Grimaldi, un settantenne in buona salute che è annoiato dalla vita e deciso a morire. La prima parte del film, Miele agisce con noi come esattamente il suo lavoro, come una macchina che non si arresta, non nel senso, non ha una ferocia attaccata, uno sguardo di pietà vero, no? Nel momento in cui Irene si ferma, e non si ferma perché è stanca, si ferma perché entra nella sua vita questa variabile impazzita dell'ingegner Grimaldi, rendersi conto di compiere quella cosa è insostenibile. Per la prima volta nel ruolo di produttore di un film, l'attore e compagno della Golino, Riccardo Scamarcio. Fondare una società di produzione come questa qui, la Buena Onda, nasce dall'amore per il cinema e poi dall'aver trovato una storia come questa, propostaci da Valeria, un'emozione inspiegabile che abbiamo colto leggendo il libro e poi che si è ampliata e è stata, come dire, approfondita nella sceneggiatura.